Grazie Presidente. Ma nel dichiarare il voto favorevole a questo subemendamento e poi anche ai prossimi emendamenti dell'atto, proprio perché l'emendamento è stato fatto a differenza di quello che sosteneva prima il consigliere Felini, non per visibilità del centro-sinistra, ma per rafforzare quello invece che dicevano i colleghi del Movimento 5 Stelle. Quindi non è che ci serve qualcosa per metterci in evidenza. Se, e l'abbiamo detto più volte e mi scuso di ripetere, se gli atti vengono portati con coscienza, con cognizione di causa e con la volontà di riuscire a fare qualcosa di bene per questo territorio, ben venga, non ci mancherebbe altro. E, però mi corre l'obbligo di rispondere insomma anche all'ultimo intervento del consigliere Bonelli. L'ha ribadito prima il consigliere Bugli, lo ribadisco ora io: noi siamo assolutamente contro ogni tipo di cementificazione, ma lo siamo nel rispetto dei cittadini, nel senso che dobbiamo dire la verità ai cittadini, tutto quello che noi possiamo fare, che è nei nostri compiti, dove possiamo arrivare ci mancherebbe altro, e faremo qualsiasi battaglia per fermare ciò che è stato prima, cioè la cementificazione. Però vi chiediamo anche questo, cioè finiamo un momentino, no? Cioè ci accusate voi, solamente dei numeri, qui siamo 16 consiglieri, 13 nuovi, 6 assessori, 5 nuovi, questa la dice lunga, non mi sembra che di fronte a me ci sono tutte queste novità. Nel partito che era prima, il Popolo di Libertà, su 5 consiglieri, 4 anziani, i quali 2 oltre ventennali qua dentro, quindi insomma non mi sembra che poi ci sia tutta questa voglia di rinnovamento. Qui c'è questa voglia di rinnovamento, sta a significare pure che probabilmente, dico probabilmente per non dire sicuramente, non c'entriamo niente con quello che è stato prima, né con i consiglieri di centrosinistra che sono stati su questi, anzi su quelli di Monterocchetta seduti, né tantomeno con le giunte centrali che anni fa hanno deciso di fare lo scempio che è qua dentro. Non dobbiamo pagare, i figli non pagano le colpe dei padri, quindi insomma questo giochetto, ho capito, però noi siamo qui per cercare di fare una politica diversa e la vogliamo fare, tant'è vero che parte del suo discorso consigliere Bonelli è assolutamente condivisibile quando giustamente e correttamente dice che non possiamo noi oggi risolvere i problemi subito perché non ne abbiamo la possibilità. Quindi ribadiamo che in questo caso, per quanto riguarda la cementificazione, assolutamente no, ma ribadiamo quello che diciamo da tempo: qualora vengono presentati degli atti concreti e seri che vanno nella direzione della salvaguardia di questo territorio, ben vengono da qualsiasi parte politica arrivano. Grazie. Grazie.